carissimo, nonché il proprietario, che si chiama Davide. Seguitemi. Davide, buonasera. Buonasera, signore. Come va? Benissimo, Davide. Benissimo. E allora, amici, stasera siamo con Davide, proprietario di questo bellissimo posto, che sta portando dei piatti buonissimi, adesso ci spiegheranno. Prego, Davide. Questi sono alcuni dei nostri antipasti che facciamo a base di pesce, sarebbero sardine agrodolce, spada marinata, salmone marinato, alici marinate, insalatina di riso venere con gamberetti, cozze e mais, gamberetti freschi saltati con aglio e prezzemolo, insalatina di polipo con patate, carote e sedano, una piccola zuppetta di cozze, gamberetti e molluschi, poi abbiamo polpettine di neonata e polpettine di alici con mentuccia. E allora, Davide, com'è nata questa passione per la cucina? Allora, prima di tutto per punizione, diciamo, perché comunque, sì, perché comunque non andavo bene a scuola, mio padre mi insegnò di andare a lavorare. Ho incominciato come lavapiatti e ho finito, grazie a un bravissimo chef e cuoco di cucina, a diventare cuoco, diciamo. Quindi hai imparato a fare dei primi piatti, dei esatto, piatti, sì, ma sì. Quello che ti piace di più cucinare pesce, è assolutamente il pesce. E lo vediamo anche qua stasera. Sì. Sto vedendo dei piatti buonissimi. Sì. Ma ascolta, Davide, una ricettina, per esempio, queste cosa sono? Hai detto? Allora, polpettine di alici. Ecco. E sarebbero alici. Spiegami. Fresche. Molliche di pane. Di assaggi. Vai. Allora, mollica, alici fresche, mentuccia, aglio, pecorino stagionato e uovo. Basta. Quindi, Davide, stasera mi pare di aver capito che mangeremo pesce. Esatto. Tu fino ad oggi, come abbiamo detto, sei sempre stato aperto solo di mezzogiorno. Allora. E ricordo benissimo che il venerdì era dedicato al pesce. Esatto. Ma da qualche settimana c'è una novità. Allora, tutti i venerdì sera, oppure le altre sere, sotto connotazione, a grande richiesta possiamo fare il menù a base di pesce, a partire da una serie di antipasti, un primo e un secondo scelta sempre a base di pesce. E quindi è un menù innovativo, perché vedo solitamente si prende un antipasto di pesce, un primo, esatto, un secondo, sì. Invece tu stai facendo tanti, diciamo, di antipasto. Diciamo, cosiddetto menù stella cavallo. Ah, ecco, bravo, esatto, che è tanto combinato, beh, così la gente può capire. Capisce benissimo, benissimo. Come... Ma allora, stasera abbiamo visto che c'è pesce, ma tu fai anche menù a base di carne. Sì. E l'altra novità è che lo fai anche a base per i vegetariani. Abbiamo pensato ai vegetariani. Bravo, come che vedete siamo... ci sono dei fusilli di lenticchie rosse con ragù di verdure al forno e basilico. Oh. Ho una bella carbonara di zucchine, ecco, con questo. Paprika dolce. Buonissima. Che sarebbe tutto a base per persone vegetariane, diciamo che è una nuova novità, una nuova innovazione. E questi sono gli spaghetti di zucchine alla carbonara? Esatto, sì. Buonissimi. Tutto a base di ortaggi. Ma come primo piatto si la cosa di cucinerai? Busiate trafilate in bronzo con lo scoglio, allo scoglio. Buonissimi, già ho la fuori in bocca. Vediamo la ricetta così, la facciamo vedere anche ai nostri amici. E allora, intanto, quali sono gli ingredienti per questo primo piatto? Calamari, gamberoni, salmone fresco, gamberetti freschi, vongole e cozze. Buonissimo. Vediamo, e poi abbiamo questo che è un questo battuto è il segreto di... che uso io, che sarebbe battuto di aglio, peperoncino e prezzemolo. Thank you.
presentazione del piatto, quindi veramente bella. Ma ti sei proprio come sei preparato? Sorpresa! Un pochino di spada, ripieno di zucchine, uva passa, mollica e parmigiano, poi filetto di salmone in crosta di zucchine e aromi, e gamberone con pancetta croccante e caponata siciliana. Questa buonissima cena, vi consiglio a tutti di venire qui da Soste Gusta, che è aperto tutti i giorni, esatto. Pranzo e cena. Ricordiamo ai nostri amici che chi vuole cenare a base di pesce deve preparare. 24 ore prima, perché usiamo solo pesce fresco. Ok, quindi non ci resta che brindare alla vostra salute e vi aspettiamo qui da Soste Gusta. Vi aspettiamo.